Amici, ciao a tutti e benvenuti ancora al mio canale e benvenuti in Sicilia. Siamo a Segesta, una delle località archeologiche più famose e più ben mantenute del periodo greco qua in Sicilia, assieme ad Agrigento e Selinunte. Agrigento già puoi vedere il video, metto qua il collegamento, e ora diamo un'occhiata a quest'area archeologica di Segesta. Si tratta quest'area archeologica di questo tempio che si può andare a piedi, sono circa 250 metri, è su questa collina, quindi non è proprio comodissimo. Ecco, ci sono da fare delle scale di pietre, è comode, però ecco, un po' stancante. E poi sopra questa montagna c'è il teatro. Sì, si può andare a piedi, però è circa 1 chilometro, quindi c'è la possibilità, non so se si riesce a vedere bene, c'è questo pullman qua che fa la spola, quindi probabilmente dopo lo prendiamo, così vediamo pure il biglietto teatro e tempio, 6 euro. Bene, a questo punto diamo qualche informazione qua del tempio. In pratica è dello stesso periodo di quei templi che ci sono lì ad Agrigento, per stile dorico. Questo viene chiamato Tempio Grande. Ok, sì. È tenuto, ora ci sono queste impalcature giustamente per evitare i crolli. Comunque, come grandezza assomiglia al Tempio della Concordia lì ad Agrigento, quindi insomma ci somiglia molto anche come pietre, magari lì ad Agrigento è più sulla pietra un po' più gialla, un po'. Peccato che non si può entrare dentro, perché appunto per evitare che magari qualcuno lo danneggia. Poi ripeto, ora ci stanno facendo questi lavori così di manutenzione, e probabilmente glieli lasciano comunque queste imboccature. Fino a poco tempo fa in effetti si poteva pure entrare e passeggiare, se non sbaglio. Comunque si può ammirare anche così. Molto interessante. Eh sì, qua ho circa 50 metri di lunghezza. Mica bello. In un ambiente comunque molto bello, con tutte queste montagne qua attorno. Ora è capitato pure questo cielo così, con queste nuvole che danno più effetto. Quindi per salire su quella montagna e vedere il teatro si può andare a piedi, oppure si può prendere la navetta. Uno piccolo pullman a 1,50 euro, andata e ritorno. Poi fate voi, certo c'è parecchia strada giusto da fare. Capita la giornata magari a fossa, non so se conviene, probabilmente no. Però fate voi, sicuramente poi a scendere è molto diverso e più facile. E ora poi c'è questo tratto di strada da fare, da dove c'è il parcheggio, diciamo, del bus per raggiungere questo teatro. E questo è il teatro. Come al solito con lo sfondo naturale, poi ovviamente qua c'era la platea, la parte di dietro, no? Con le colonne.
lo sfondo naturale, in questo caso della montagna. Qua ancora diciamo che è un teatro attivo, fanno delle musiche, soprattutto nel periodo estivo, così.